I components, del resto l'avevi notato tu come Misha Gay abbia proprio un modo di proporsi positivo sul ghiaccio, e quindi i components hanno un po' risentito questi di Kim Lucy. Quindi, mentre mi sembrava che l'europeo fosse piaciuto un po' di più a livello di components, tanto ci aveva anche un po' così meravigliato perché era una proposta nuova. Sì, qui sono stati bassi sia i primi due, ovvero sia quello per lo skating skills, che poi riflette maggiormente la velocità, la scorrevolezza del pattinaggio, sia le transition e anche la coreografia, che non è salita oltre il 5,93, quindi forse non ha convinto completamente oggi questo programma. E ora andiamo a seguire insieme Victor Pfeiffer, 21esimo, dopo lo short program. Triplo Lutz, molto bello col braccio su, bell'arrivo morbido, scorrevole. Doppio flip. Triplo Lutz, doppio tolu. Axel. Triplo Saikov e triplo Tolup, molto scorrevole, ampio. Triplo Tolup, doppio Tolup e secondo doppio Tolup, ed ecco qui sfruttata la combinazione a tre nella seconda parte del programma. Doppio Axel. Thank you.
un buon programma anche per lui. Davvero, davvero Victor Pfeiffer ci ha deliziati, possiamo dire, con questo programma. Continuiamo a dirlo. Siamo certi che la gara maschile sarà straordinaria, anche se veramente vediamo succedere tantissime cose, Franca, perché anche ieri sera quando abbiamo seguito la gara delle coppie d'artistico, e lì sta tutta l'esperienza e la bravura di una coppia come quella di Aljona Savchenko e Robin Solkovic, che adesso sono in pieno centro a Nizza Plasma Sena a girare un servizio con la TV tedesca. Del resto penso sia straordinario portarli a Plasma Sena, alla Promenade des Anglais, con la belle giornate che ci sono stati qua, finalmente proprio se possono godere un po' di riposo, perché ieri c'è stato un problema nel loro programma libero, come poi ha ammesso lo stesso Solkovic, lui si è dimenticato una trottola. Sì, ha detto che dopo aver fatto l'Axel semplice è andato proprio in tilt e ha scordato che c'era la trottola dopo, cioè ha scordato l'elemento a seguire, quindi è entrato col piede sbagliato. Infatti quando facevano la trottola, se ti ricordi, ho detto qui c'è qualcosa, sì, che non va, perché sembrava quasi si fossero fermati, esatto, no? Ma non riuscivo a capire che cosa non andasse. Comunque attraverso la loro esperienza sono riusciti lo stesso a mettere in piedi una trottola improvvisata, così che comunque ha preso livello 1. Sì, incredibile, che questo, veramente, questo, per una coppia, perché un singolo certo è da solo, può fare tutto quello che vuole, ma in una coppia vuol dire che veramente in una frazione di secondo riesci a comunicare col tuo partner, a metterti d'accordo, è proprio un'esperienza. Beh, veramente è una esperienza. Coppia straordinaria, davvero. E poi la semplicità con la quale l'hanno ammessa, dice: io proprio mi sono dimenticato, dice, non mi è mai successo, però abbiamo cercato poi di recuperare, di fare il nostro meglio, ci sono riusciti, visto che sono saliti a prendere la medaglia d'oro. E a questo punto sai cosa pensavo anche ieri, quando ho visto l'errore comunque che c'è stato, e poi hanno vinto grazie, tra virgolette, al bottino dello short program. Quando loro hanno provato il triplo Axel, tutti anche in conferenza stampa gli hanno detto: ma perché avete fatto quel salto? Non ce n'era bisogno, perché oramai Volosofa e Frankov avevano sbagliato. E lui ha detto: noi non facciamo calcoli, noi andiamo per fare il meglio possibile. E tra l'altro è un elemento che noi vogliamo inserire in previsione di Sochi, e lo faremo sempre. Però col senno di poi, per fortuna, che esatto, hanno fatto un programma esatto, senza calcoli. Sì, per fortuna che si sono portati molto avanti col corto, perché hanno altrimenti vinto poi non ce l'avrebbero fatta. Sì, la cosa bellissima, io te l'ho detto, però ieri mi ha un po' deluso, Franca, perché non ti sei vestita come ragione, Stefania. Hai ragione, devo organizzarmi. Ti devi organizzarmi. Ma loro sono simpaticissimi, perché si vestono sempre come il loro questo è il costume tradizionale, sì, austriaco proprio.